Ricevi il segnale? Accidenti se lo ricevo! Sembra l'incredibile Hulk dopo un'indigestione di steroidi. Puoi dirmi cosa sta facendo qui? Non saprei. Ho sentito dire che le industrie Von Kroy stanno lavorando su una nuova tuta militare. Quel culturista non sembra averne bisogno. Su questo non ci sono dubbi. E le armi? L'immagine non è chiara, ma sembrano pistole laser a bassa frequenza. Il loro raggio d'azione è limitato, ma se vieni centrata puoi stare sicura che ti porteranno via in un sacco di plastica. Messaggio ricevuto. Zanzara potrebbe passarci indenne. Trova il modo di disattivarli. È inutile che ti scaldi tanto. Sto facendo del mio meglio. È questo che mi preoccupa. Che irriconoscente. Dopotutto io sono i tuoi occhi e le tue orecchie. E allora apri bene quelli e cerca di chiudere la bocca. Ricevi il segnale? Accidenti se lo ricevo! Sembra l'incredibile Hulk dopo un'indigestione di steroidi. Puoi dirmi cosa sta facendo qui? Non saprei.
Ho sentito dire che le industrie Von Kroy stanno lavorando su una nuova tuta militare. Quel culturista non sembra averne bisogno. Su questo non ci sono dubbi. E le armi? L'immagine non è chiara, ma sembrano pistole laser a bassa frequenza. Il loro raggio d'azione è limitato, ma se vieni centrata puoi stare sicura che ti porteranno via in un sacco di plastica. Messaggio ricevuto. No.
Nemmeno una zanzara potrebbe passarci indenne. Trova il modo di disattivarli. È inutile che ti scaldi tanto. Sto facendo del mio meglio. È questo che mi preoccupa. Che irriconoscente. Dopotutto io sono i tuoi occhi e le tue orecchie. E allora apri bene quelli e cerca di chiudere la bocca.
No. Fai attenzione! Non lasciarti ingannare da un addetto della sicurezza che dorme come un bambino. Meglio provare a soffiargli quella tessera di riconoscimento da sotto il naso, anche se ci vuole una certa destrezza. No. Thank you.
Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot.
Dovrai essere davvero evasiva per riuscire a superare questo colosso. Qualche suggerimento? Qualcosa che possa distrarlo? La prima cosa che mi viene in mente è di trovare una possibile via di fuga. Non vorrei essere lì qualora il gigante si arrabbiasse. Ancora una volta un consiglio davvero geniale. La faccia non è protetta da alcuna armatura, o no? Quella mi sembra la strada da seguire. Per il resto, se è una tipa in gamba, sbrigatela tu. Mi dici perché mai continuo a pagarti? Per la mia straordinaria conoscenza dei sistemi di sicurezza e il mio talento nel neutralizzarli, senza contare il mio indiscutibile fascino, dolcezza. Ah già, quasi me ne dimenticavo. No. Thank you.
Adesso non sarà facile. Questa porta si apre con il pass che hai recuperato. Peccato solo che ne servano due insieme. Cosa vuoi dire esattamente? Che nonostante tu possa avere altri progetti in mente, non dovresti uccidere quel tipo. Ci serve vivo, chiaro? Don't shoot. Sogni d'oro. Adesso non sarà facile. Questa porta si apre con il pass che hai recuperato. Peccato solo che ne servano due insieme. Cosa vuoi dire esattamente? Che nonostante tu possa avere altri progetti in mente, non dovresti uccidere quel tipo. Ci serve vivo, chiaro? Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Sogni d'oro. Thank you.
a causa della tua precedente bravata, ecco la giusta punizione. Ti anticipo come non ci sia modo di poterne discutere, perché non vorrò sentire obiezioni. Sbarazzati di qualsiasi oggetto metallico, e le pistole lo sono. Nel bidone, subito! Stai dicendo di restare in difesa in un edificio pieno di guardie armate fino al collo? Ora, se avessi sentito un'obiezione, cosa che non ho fatto, potrei... Ok, a causa della tua precedente bravata, ecco la giusta punizione. Ti anticipo come non ci sia modo di poterne discutere, perché non vorrò sentire obiezioni. Sbarazzati di qualsiasi oggetto metallico, e le pistole lo sono. Nel bidone, subito! Stai dicendo di restare in difesa in un edificio pieno di guardie armate fino al collo? Ora, se avessi sentito un'obiezione, cosa che non ho fatto... Potrei anche ribattere all'autore come delle semplici pistole, alla fine dei conti, non sarebbero di grande utilità contro dei carri armati alti 3 metri. Ma siccome non sto ascoltando, non ho detto niente. Farò come dici, ma se mandi tutto all'aria... Perfetto, sono tutto orecchi adesso. E fidati, non manderemo tutto all'aria, ok? Ho qualche alternativa? No. Piace essere il portatore di simili notizie, ma escluderei le scale, a meno che tu sia a prova di proiettile. E tu non lo sei, o sbaglio? Che dici dell'ascensore? Beh, l'ascensore va in giù e normalmente, quando si cerca di scappare, si predilige la direzione della più probabile uscita. In questo caso, il tetto. Considerazione geniale, come quella di farmi gettare le pistole. Ai! Già, forse faresti meglio a cercare delle nuove armi. Non preoccuparti, tesoro, ci sono io. Essere il portatore di simili notizie, ma escluderei le scale, a meno che tu sia a prova di proiettile. E tu non lo sei, o sbaglio? Che dici dell'ascensore? Beh, l'ascensore va in giù.
E normalmente, quando si cerca di scappare, si predilige la direzione della più probabile uscita, in questo caso il tetto. Considerazione geniale, come quella di farmi gettare le pistole. Ahi! Già, forse faresti meglio a cercare delle nuove armi. Non preoccuparti, tesoro, ci sono io ad aiutarti. Allora vado sul sicuro. Mi piace essere il portatore di simili notizie, ma escluderei le scale, a meno che tu sia a prova di proiettile. E tu non lo sei, o sbaglio? Che dici dell'ascensore? Beh, l'ascensore va in giù e normalmente, quando si cerca di scappare, si predilige la direzione della più probabile uscita. In questo caso, il tetto. Considerazione geniale, come quella di farmi gettare le pistole? Ahi! Già, forse faresti meglio a cercare delle nuove armi. Non preoccuparti, tesoro, ci sono io ad aiutarti. Allora vado sul sicuro.
No. No.
No. Thank you.